Giuseppe Casciaro, olio su tavola, 63, è morto a Napoli il 25 ottobre del 1941, pittore e docente italiano. Fu inizialmente avviato dalla famiglia agli studi classici, che interruppe per frequentare i corsi di disegno di Paolo Emilio Stasi a Napoli, che capì il suo talento e lo raccomandò all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, dove fu ammesso e frequentò con grande profitto i corsi di Gioacchino Toma e di Stanislao Lista. Successivamente frequentò gli studi d'arte di Domenico Morelli e Filippo Palizzi, quindi lui ha avuto il massimo dell'insegnamento possibile di pittura a Napoli nell'Ottocento, nel secondo Ottocento. Nel 1887 si avvalse la tecnica a pastello per partecipare alla promotrice Salvador Rosa ed ebbe grande successo. Si ripeté l'anno successivo, nell'88, con altri 12 pastelli. Da allora la sua tecnica preferita fu proprio il pastello. Però voi, nei pastelli ne abbiamo avuti, mi raccontate che in Italia comunque si predilige più l'olio. E questo è un olio. Fu essenzialmente un pittore paesaggista dintorni di Napoli, dell'Irpinia, Nusco, della Puglia, grande amico di Edoardo Dalbone e Attilio Pratella, il trio delle meraviglie, però era amico anche di Michetti e di Francesco Mancini, detto il Lord. Partecipò alla terza Biennale Veneziana nel 1899 e lavorò anche lui per un certo periodo col mercante d'arte Goupil. Ha insegnato all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, quella di Urbino e quella di Bologna. Insomma, un artista completo. Qui avete un lavoro che è molto bello, è praticamente il mare di Ischia, si intravede questa piccola striscia, qui c'è una pineta di pini marittimi, questo muraglione che è una parte più alta la pineta, in primo piano c'è questa barca rossa che prende la scena e qui un personaggio, un pescatore che cammina. L'opera è firmata, mi sembra che costi veramente meno di nulla, è accompagnata anche dall'expertise di un perito del tribunale che l'ha esaminata in tutti i suoi punti dichiarandola assolutamente autentica, giusta. Falla vedere perché ne vale davvero la pena. Secondo Gabriella c'è scritto 1929, io ho detto anni 30, non ti sbagli, 29 o 30 è uguale, insomma. Tanto costa talmente poco, comunque l'opera è buona, cioè, l'ha fatta col pennello, è venuta male i numeri, non si leggono, però siccome non si leggono bene non voglio inventare la data, tanto è uguale, insomma. L'importante è che il quadro sia suo e la firma si legge e che si legga anche che Ischia. 20-30, olio su tavola, lui era Giuseppe Casciaro. Peccato, oggi non abbiamo assolutamente collezionisti all'ascolto, eh? Non ci abbiamo proprio, peccato perché oggi avevo preparato un set super e purtroppo sfuma così, peccato davvero, eh? Vediamo anche il 15 che poi togliamo e lo rivediamo chissà quando. Sono talmente tanti altri quadri. C'è Santoro, c'è Fattori, Brancaccio, troppi ce ne stanno. Mai avuto tanti quadri importanti come in questo periodo, mai. Carelli il Vecchio, Raffaele Carelli, olio su tela 30x44,5, il riposo dei pescatori, datato e firmato sul verso, ovvero sia dietro, 1838, quadro incredibile. Sullo sfondo si intravede l'isola di Capri, fagliela vedere sulla sinistra, e sulla destra un pezzettino di Palazzo Donanna.
e dell'isola di Capri, eccola lì. E sulla destra, dietro i personaggi, si intravede uno spicchio di Palazzo Donanna. Che quadro, ragazzi! Il pittore che amava realizzare anche i personaggi, era bravo a fare i ritratti, oltre a curare, insomma, tutto quello che era il contorno. Questo è anche un quadro che è stato fatto un anno dopo la morte di Pittolò. Lui lavorava con Pittolò, non voglio dire studiava, perché lui ebbe gli insegnamenti di Jacob Philipp Ackert. Scusate, Jacob William Huber. Jacob William Huber, si chiama molto uguale, Jacob tutti e due. Jacob William Huber, pittore di stampo accademico anche lui. C'erano molti stranieri a Napoli che insegnavano e lui apprese da Huber. E poi passò nel 1820-21 alla Atelier Chiaia di Pittolò. Quadro eccezionale questo. Certificato, espertizzato, tutto quanto. La cornice è coeva, Tesoro, non sarà mica l'unico che balla. Qui non balla Casciaro che costa 50 lire. Non ci sono, non abbiamo proprio pubblico. Purtroppo il tempo ci rema contro. Quando sono arrivato erano 25 gradi e d'altronde... Ma poi fanno bene a uscire, ma perché ancora la pittura, poi bisogna tenerli chiusi in banca, che la banca rende molto, le banche mi stai, sembra che chi mette i soldi in banca diventa ricco adesso, solo io divento povero. Allora, non so, io 3-4 soldi sono calati, sono diventati 1,5. Fai vedere la firma qui, Raffaele Carelli, Napoli, 1838. Ragazzi, che quadro, mamma mia, in prima tela, guarda come è conservato questo dipinto dopo 185 anni, mamma mia ragazzi miei, mamma mia, chissà dove sono andati a finire i grandi collezionisti, mo? Mo? Comunque, vedete che sto molto tranquillo perché vi vedo assolutamente astratti rispetto a tutto ciò che sia pittura, perché insomma ho inserito anche un piccolo Pratella decantando e dicendo che costava 100 lire, costa veramente, ci costa niente quel piccolo Pratella, che è arrivato da poco, non è neanche numerato, ci sono la misura. Non va fatto né caldo né freddo, quel vecchio vomero. Poi non lo so, ragazzi. Questo è l'expertise, leggiamolo, del professor Marco Di Mauro, e la fotocopia della prima pagina, poi a casa arriva il plico completo. Registrata in tribunale, la marca da bollo timbrata, e sotto c'è la descrizione, riposo dei pescatori, olio su tela, 30x44,5, firmato sul verso Raffaele Carelli, Napoli, 1838, qui c'è tutta la critica, la scheda critica e quant'altro. Peccato, questo è un quadro meraviglioso, un'opera straordinaria, però. Secondo me stanno chiamando commercianti più che altro, sai? Vogliono sapere i valori in campo che esprimiamo. Abbiamo l'ascolto dei commercianti, sono convinto di questo. Ma a me piace che comunque ci seguano i commercianti, anche perché magari vorrebbero avere loro i quadri che abbiamo noi. Ai 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 ai. Vuoi vedere anche il Fergola? Si chiede il prezzo anche di Fergola? Allora. È uguale. No, adesso facciamo un po' di immagini silenti, perché anche basta. Per curiosità, ha fatto bene.
14. Salvatore Postiglione, olio su tela 52x41, ultimo decennio dell'Ottocento. Tredici. Domenico Morelli, olio su tela 52x1,10 m. Questo dipinto apparteneva alla collezione del barone Chiarandà di Napoli. Siamo tra il 1870 e il 1880. Uno dei più grandi artisti, anche grande insegnante all'Accademia delle Belle Arti di Napoli dal 1868 in poi. Ha insegnato per oltre 30 anni. Ha insegnato a dipingere a tutti, addirittura a Attilio Pratella, pensate un po'. Allora, buonasera, signorella. Domenico Morelli. Andiamo a vedere l'opera numero 18. Di nulla, si figuri, grazie a lei. Sento che abbiamo qualche grande collezionista e questo mi conforta molto, conoscono molto bene i pittori. Questo è un altro quadro che mi ha lasciato un po' interdetto oggi. Quando ho visto questo quadro, questa è una committenza che ho fatto io personalmente, mi sono esaltato perché un quadro così bello di Edoardo Dal Bono io non l'ho mai visto. La tavola misura 21,5x41, firmato e datato 1887. Abbiamo la sua cornice originale, l'opera è certificata
ed è stata espertizzata da un perito del tribunale che ne assevera la corretta autenticità. Fai vedere la cornice e fai vedere i particolari. Edoardo Dalbono, 1887, si vede che aveva soltanto 46 anni, essendo nato nel 1841 nella sua amata Napoli. Guarda che favola. Dietro c'è tutta Napoli, c'è anche un veliero. È un quadro spettacolare, un quadro ordinato, fatto proprio bene. Edoardo Dalbono, 1887, in basso a sinistra. Si legge chiaramente. Sì, questo è molto bello, eh? No. Il Fergola è meglio tenersi. Quando troviamo un altro? Guarda che meraviglia. Sì, allora, vediamo il Vincenzo Irolli che costa veramente 100 lire. Sì, sottili, molto sottili. Allora, qui abbiamo un lavoro di Vincenzo Irolli, è un olio su tavola 22 cm per 27, siamo intorno al 1930. Artista che nasceva a Napoli nel 1860 e morto nel 1949. Inizia a frequentare l'Accademia a 17 anni nel 1877. L'anno successivo già espone alla promotrice Salvator Rosa. Artista straordinario, artista grandioso. L'opera è certificata ed espertizzata da un perito del tribunale. Ha fatto mostre in tutta Italia, Napoli, promotrici napoletane, promotrici Salvador Rosa, a Palermo, a Parigi, 1890 e Salone d'autunno dei primi anni del Novecento, e ha fatto mostre alla Permanente di Milano, in tutte le più importanti città italiane Irolli è conosciuto e esposto. Costa veramente, è l'Irolli meno costoso che ho mai avuto ad Aurora Arte. Ed è anche molto bello perché ha una luce strepitosa. Vedi che poi tra le righe ci sono delle opere che veramente riusciamo ad avere a cifre irrisorie. 22 per 27 Vincenzo Irolli. Un patio molto assolato. Dietro c'è la campagna napoletana, è fatto molto bene. È comunque un olio di Irolli, ragazzi, veramente bello, eh. Guarda che meraviglia, e non è poi così piccolo, 22 per 27, eh? Vedete voi, abbiamo cambiato solo il passepartout che era tutto macchiato, era di velluto tutto rovinato, guarda che bello. Provate con questo, se anche questo è difficile, oddio, il Pratella viaggia su, anzi costa pure meno, però oggi vi vedo in serissima difficoltà, eh. Serissima difficoltà, un po' come Fantozzi quando stava sulla poltrona del mega direttore, ha una domanda di riserva,
Ecco, questo è il lattiglio Pratella, più piccoli 12x16,5, dei primi decenni del XX secolo, molto bello, c'è un paesaggio lacustre, c'è il chiaro, bello questo controluce. Costa nulla, Attilio Pratella, 12x16. Questi sono i due quadri di grandi artisti, tra l'altro sono morti lo stesso, questo non era in carrellata, non era neanche in carrellata questo. Sono due quadri, due caposcuola, che abbiamo a un prezzo folle. Ma anche no, ma possono anche non dirlo, uguale. Noi siamo qui apposta, Pensa che noi li regaliamo. Allora, io questo De Corsi, questo Nicolas De Corsi, lo propongo ad una cifra inferiore, piuttosto, non largamente, ma piuttosto inferiore a un 30x40 che ho visto l'altra sera. Il 30x40 costa più di questo. E giustamente il collega diceva è regalato il 30x40. Pensa a questo che è 50x35. Questo costa meno del 30x40. Fallo vedere. Nicolas De Corsi, Palazzo Donanna. 50x35 olio su tavola. Anni 30. Cioè io, quando io vi dico che noi quadri regaliamo, è vero. 1, 2, 3, anche chi non può, lo paga a rate, lo deve prendere. Poi io posso capire, penso su Carelli, penso su Fergola, penso su Palizzi, penso su Morelli, sono d'accordo con voi. Questi li devi prendere tutti e tre, perché se ne prendi tre non ne paghi uno forse. Attilio Pratella a sinistra, al centro Vincenzo Rolla, a destra Nicolas De Corsi. Che io faccia fatica su noi De Corsi, lascia stare questo che è pubblicato, ok, è un acquerello, è pubblicato. Questo costa meno di un 30-40. Io non ne voglio dire queste cose, ma poi mi tocca dirle, no? Però cioè, il problema è che a chi lo dico? Voi recepite il messaggio? No. Fallo vedere. Sì, adesso, domani. Anzi, io smetterei di fare vedere subito. Guarda che favola. Povero me. Vabbè, dai, vediamoli. Fai rivedere i rolli, che va bene uguale, dai. Non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare, eh? L'esito, sì. A me mi è arrivato. Colesterolo a 2,43, trigliceridi 88, neanche male, eh? Adesso vediamo se mi danno la pillolina o no per il colesterolo. Allora, io gli esiti li ho avuti. Allora, rivediamo, cioè, smaniavi tanto per far vedere Fergola, faglielo rivedere. Vai. Ditemi se trovate da altre parti quadri così. Salvatore Fergola. 61,5x81, olio su tela Salvatore Fergola, il Golfo di Pozzuoli, col Tempio di Venere e il Castello di Baia, epoca 1840-1850, firmato, certificato e espertizzato, pesa in carta e porta a casa, eh? Quadro da 30.000 euro, guarda che lavoro. Thank you.
D'altronde, il buongiorno si è visto da stamattina. Due buongiorni ho avuto, quindi... che questo dipinto al numero 30 di Felice Giordano, questo particolare dipinto che raffigura uno scorcio, uno spaccato di Capri, la sua isola tanto amata, è un olio su tela 70x90 degli anni 20-30. In realtà questo, cioè il cascinale vero è questo. Questo forse è anche una parte del cascinale, qui magari c'è un angolo, ma questa è una specie di grotta all'interno della quale conservano, perché poi c'è una porta in realtà, conservano queste panche, questo tavolo, sembrano dei pomodori, sembrano. Qui sono delle botti, una porta, c'è dei catini, è un po', e qui c'è la vegetazione classica di Capri, è uno spaccato, È uno scorcio caprese, io lo definirei il titolo scorcio caprese, perché lui era Felice Giordano, felice di nome ma credo anche di ideologia, mi sembra una pittura molto colorata, molto bella. Nasceva a Napoli nel 1880, moriva a Capri, la sua amata Capri nel 1964. Da giovane, fin da giovinetto, lui si recava a Capri per le vacanze e verso la fine dell'Ottocento fece l'incontro della vita. No, non incontrò sua moglie, neanche la sua migliore fidanzata, incontrò il suo mentore, Antonino Leto. Antonino Leto, che fu il mentore della pittura di Giordano. Da lì partì la sua carriera pittorica, poi si iscrisse comunque diligentemente all'Accademia delle Belle Arti di Napoli e fu un artista che fece mostre importanti in ogni dove a Napoli e anche a Torino, a Milano, a Roma. Questo è un dipinto molto molto bello e anche qui abbiamo un record prize all'inverso. Nelle aste si usa definire record price il prezzo più alto. Noi abbiamo il record price inverso, il prezzo più basso. Ecco, questo costa quanto... Io non voglio parlare degli altri, ma se noi... Allora poi gli altri che poi sono amici, perché devo parlare degli altri? È regalato. Io vi dico che a questo prezzo compri un 40-50. Questo è 70-90, firmato, garantito, Felice Giordano. Olio su tela, la cornice dell'epoca è stata ridorata, guarda che bella, giusto, preciso, in ordine. Lo paghi come un quadro moderno, un quadro di Tammaro, un quadro di Gravina costa di più, un quadro di Rispoli costa di più, un quadro del Novecento. Sì, lui è un pittore che ha dipinto in realtà solo il Novecento, anche lui come De Corsi, però insomma è un artista che mi sembra che vada per la maggiore, un artista bravo, Non è, come si dice, un pittore scadente.
Roma. Ventisette. Antonio Valdoni, 42 centimetri per 69, olio su tela, firmato e datato 1874. L'opera è firmata, certificata e anche osservata e periziata da un perito del Tribunale che ne attesta la sua reale autenticità. Vediamo lo scoppetta, il caffè parigino, opera strepitosa, e un olio su tela 32 cm per 28, caffè parigino introvabile tra la fine dell'8 e i primi del 9. Grande artista amalfitano, artista sfortunato perché visse solo 57 anni, e i suoi soggetti più rari sono proprio questi caffè parigini. L'opera è fenomenale, eh? Misura 32 per 24. Bellissimo, bellissimo. E poi concluderei, ormai mancano veramente una manciata di minuti, lascia l'immagine, è un attimo, sono passato, sono mica nudo, eh? Trasportavo il cavalletto piccolino. Niente di drammatico, eh? Non scappa. Bella cornice impero, invece, eh? Come è uscito fuori l'oro, eh? Come ritornandolo è uscito fuori tutto il... Andiamolo a vedere. C'è questo dipinto che fa tremare, eh? Parlavo della cornice che la sua originale sembra fatta ieri perché è ridorata, l'ho ritirato ieri mattina. Ma è un quadro datato 1838. È il lago di Agnano, giusto? Il lago di Agnano, dipinto da Giuseppe Palizzi nel 1838. Quindi in realtà, non so se si vede, ma da vicino si vede, si intravede Palizzi 38, si vede. In realtà questo è un quadro che non è un quadro della scuola della pittura classica di Palizzi, perché è un quadro di stampo posilipista. Lì ci sono le persone che stanno sotto gli alberi, altri che stanno vicino nei pressi del lago. È un'opera di stampo posilipista. Sì, forse nei pressi del lago ci sono animali. Insomma, sì, potrebbero essere dei pastori, sì, degli animali, sì, è vero, hai ragione. Sono degli animali, è vero.
È un quadro piccolo, misura 20x32, ma è la prima maniera di Giuseppe Palizzi, cioè lui calcola che arriva a Napoli 3 anni prima di questo quadro. 3 anni prima. Lui arriva a Napoli, giungeva dall'Abruzzo, da Lanciano, nel 1835 si mette in viaggio per Napoli, con la carrozza. Prendeva la carrozza perché o andava a cavallo o andava a piedi. Non è lontanissimo, ma all'epoca con quei mezzi era lontano. Arriva a Napoli e entra a far parte, va all'Accademia e lì c'era Pittolo che insegnava paesaggio. Nel 35 era ancora vivo, Pittolo muore 2 anni dopo, nel 37, improvvisamente di colera. E lui ha imparato a dipingere da Pittolo. Quindi questo è un dipinto di stampo posilipista, è introvabile. È il Palizzi, Giuseppe, Filippo, Nicola, Francesco Paolo, più antico che abbiamo mai avuto, perché è un quadro che lui ha fatto a 26 anni, ed era 3 anni che era a Napoli, quindi questa, diciamo, è una delle, voglio dire, prime esperienze, tra le prime prove pittoriche. C'è scritto dietro, in piccolo c'è scritto... Non so se si legge... Qui in piccolo, con la pennacchina, perché all'epoca usavano la pennacchina, veduta del lago d'Agnano di Giuseppe Palizzi. Veduta del lago di Agnano di Giuseppe Palizzi. Ragazzi, un quadro così non ha un prezzo. Io ho lottato per averlo, abbiamo anche qui parlamentato per ore, 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 ma un quadro come questo... Puoi chiedere 10.000, puoi chiedere... Non ce l'ha nessuno, non esiste sul mercato un quadro di Palizzi a questo valore. Ma non esiste, non esiste, non esiste. Non esiste al mondo un quadro di Giuseppe Palizzi di questo livello, di questa qualità. Io sono felice di averlo. Non vi nascondo che se lo confermaste subito, quasi mi dispiacerebbe, perché poi... Non avrò più un Palizzi così antico. E siccome io un po' i quadri li conosco, questo è proprio un paesaggio di stampo posilipista, come il gigante che abbiamo dato. Questo è prima del gigante, questo è del 38, il gigante era anni 40. Fammi vedere, è stupendo. No, no, sai quante persone se lo potrebbero prendere, lo tesoro mio, un Palizzi così. Ma scherzi davvero. Non è neanche che è 20-32, ci vuole la voglia, ci vuole entusiasmo, questo è un quadro, ripeto, a 10 è comprato bene, a 10.000, a 10.000 è comprato bene, no, opera strepitosa di Giuseppe Palizzi. Mi sento di concludere con questo, se non ci sono richieste precise va anche bene questo fino alla fine, insomma... Anche perché sono sincero, sono molto, molto, molto amareggiato. Non ho dato numeri, non ho gridato, non ho voluto, perché vedo proprio che manca la buona volontà, manca la struttura, l'intelaiatura. Quindi è inutile. Penso, le ha messe su internet le... C'è Simona, guarda un po'. Mangiamo la colomba a Pasqua, mangiamo il pollo perché agnello non lo mangio. Mo te lo dico. Simo, le hai messe, fai vedere il quadro, le hai messe le grafiche su internet? No. 1006. Le grafiche su internet non le hai messe? Ho capito, vabbè. No, volevo dire, non hai detto? No, perché l'aveva già chiuso, l'ho direi di no, eh? Va bene, allora a breve avremo, lo dico così, siccome non abbiamo il tempo più per farle vedere in trasmissione, chi naviga su internet può vedere le grafiche, tutta la grafica che abbiamo di Mario Schifano
a prezzi da commercianti, perché adesso si stanno rivolgendo da noi molti commercianti che le comprano per rivenderle, per guadagnare i soldi. Siccome noi non li trattiamo, le abbiamo buttate sopra, adesso le mettiamo su internet, sul sito Aurora Arte, voi dicevate Aurora Arte, cliccate, Mario Schifano, cliccate, escono tutte le grafiche, tutti i soggetti, sono 20, 20 soggetti diversi, prezzi altissimi, i 50, 70, 100 euro, i 70, 100, 150 euro, incorniciati, non il foglio, incorniciati, col vetro, c'è pure il vetro, che costa il vetro, eh? Fai vedere palizze e saniamo a casa, dai. Ce ne andiamo velocemente a casa, eh? La partita c'è domani. Chi gioca in attacco? Mancini? Gioca lui? Non c'è solo attaccante, potrebbe giocare lui. Tanto sarà ancora capace, no? Non ci abbiamo attaccanti. E no, ma perché tu c'è, dopo ci avete Vlahovic, noi c'è Lautaro, Lukaku, tutti stranieri. E attaccare un Raspadori rotto, quell'altro è sfasciato, però cosa potevano metterlo quello lì, roscio del Sassuolo, come si chiama? Berardi, quello antipatico. Chi gioca? Sì, e famo pasta e fagioli. Hanno chiesto un parere a Fagioli, a Cassano, dice buono con la pasta. Sì, il tuo amico Cassano. Era troppo, eh? Ah, scherzi, eh? Stava scherzando. Mamma mia, ragazzi miei, che tristezza. Mamma mia. Davvero, 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 davvero. Allora, Palizzi abbiamo visto. Chiudiamo con De Corsi, l'acquerello pubblicato. Vieni. Vai sul 22. Vai sul 22. Questo qui è pubblicato, è un acquerello 48x60. Meglio, 48x60 pubblicato su questo libro di opere importanti. C'è il santuario qua vicino, potresti provare, magari, eh? Chissà che non esce fuori qualcosa di buono, anche molti di loro. Eccolo qua, è pubblicato su questo libro, su questo vecchio libro, è pubblicato questo acquerello di De Corsi, proprio lui, eh? Vele, io direi vele, ma arcobaleno, perché c'è anche l'arcobaleno. La cornice dell'epoca, una cornice così, non costa meno di 2.000 euro, solo la cornice. La dimensione, 48x60. Cioè, è micidiale come è arrivato perfetta sta cornice, eh? Beh, ma io ti dico, purtroppo non abbiamo materiale. 2.000 euro ci vogliono per la cornice. La cornice così, perfetta, ti chiedono 2.000 euro. Ho detto, quella scamorza mi hanno chiesto 800 euro, quella cornice brutta rinsecchita. Domani tocca a te. Meno male, dici? Meno male, vedi, beata gioventù.
Eh? Meno male, lo dice. Eh? Eh? È un virus. Avranno il virus, forse. Bene, domani Cristian Sidella, antiquariato. Domani alle ore 15 sarete in compagnia di Cristian Sidella con la diretta dedicata all'antiquariato. Io vi auguro una buona serata, ringrazio e saluto Gabriella. Anch'io ringrazio e saluto e auguro un buon proseguimento di serata a tutti da parte di Gabriella. Io ringrazio Pino la telecamera, Marco regia. Ricordatevi che domenica c'è un'importante rubrica dedicata ai mobili, al mobilio e anche un po' di oggettistica del Grand Hotel de Paris a Monte Carlo, provenienti da un'asta del 2015, quindi presenteranno una serie di oggetti che vi consiglio di vedere, che sono veramente molto molto belli. Io li ho visti, che sono arrivati proprio oggi, e ho visto ci sono delle cose belle, dei mobili, delle scrivanie piacevoli, 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 davvero. La pittura tornerà, penso, prossimamente tornerà ad Aurora, non so quando, ma tornerà. Sabato parliamo di un altro genere di pittura, una cosa un pochino più leggera, perché vedo che qui fate troppa fatica. Io vi auguro una buona serata, arrivederci alla prossima, ciao. Buonasera amici miei, benvenuti in questo speciale dedicato a quella che è stata l'icona per quanto riguarda proprio la porcellana del Settecento, la porcellana dell'Ottocento e soprattutto un'icona per quanto riguarda il grande collezionismo. Stiamo parlando proprio della tazza in porcellana. Oggi parleremo di una serie di esemplari, nella fattispecie sono di 19 tazze con i corrispettivi piattini di diverse manifatture, ovviamente di diversa epoca. Andremo a vedere tazze francesi, tazze parigine della prima metà dell'Ottocento, ma addirittura Primo Impero. Parleremo di tazze Vienna, la bellissima e straordinaria manifattura di Vienna, che parte dal Settecento, dal periodo statale, fino ad arrivare al periodo Niedermayer, che è stato il quarto periodo per quanto concerne proprio la storia della manifattura di Vienna, per poi arrivare anche a porcellane tedesche e soprattutto una tazza meravigliosa, che è l'ultima di questa meravigliosa serie, che è una tazza Anthony Bond, del nostro stato, del nostro territorio, una tazza della Repubblica Veneziana databile intorno alla fine del XVIII secolo. Partiamo proprio da questa serie di meraviglie. Abbiamo allestito questo set dove, vi ho detto, ci sono la bellezza di 19 esemplari. E partiamo proprio dalla manifattura principale, ovvero la manifattura più importante, quella che ha dato lustro e collezionismo a tutti i grandi appassionati di questa meravigliosa merceologia dell'antiquariato, ovvero proprio la manifattura di Vienna. E partiamo proprio dalla tazza numero 1, dove andiamo a vedere e andiamo a parlarvi di questa straordinaria tazza in porcellana, addirittura datata
1787. Siamo ai primi anni del periodo Sorgenthal, quando nel 1784 entrò nella manifattura questo grande personaggio che ha sconvolto completamente lo stile, gli stili decorativi, l'idea artistica della porcellana, differentemente nella manifattura precedente, ovvero del periodo statale. Questa è proprio una tazza che rientra nei canoni di quelle tazze da museo. Oggi soprattutto, amici cari, mi sono dimenticato di dirvi che c'è lo sconto del 30%, tutto quello che vedete vi viene scontato del 30%. Ad esempio questa tazza, che aveva già un costo abbastanza ridotto rispetto alla sua potenzialità economica, veniva a 2.500 euro, con lo sconto del 30% scende a 1.750 euro. Questo è il primo esemplare che potete chiaramente chiamare il centralino e prenotare senza impegno. Dal periodo Sorgenthal passiamo alla tazza numero 2, a un altro periodo subito dopo, post Sorgenthal, di un altro grande direttore artistico di questa splendida manifattura, ovvero il periodo Niedermayer, del grande Matthias Niedermayer. In questo caso troviamo una tazza straordinaria, differente come livello geometrico dalla precedente, perché se notate il manico della tazza è differente rispetto alla numero 1, che ha un manico geometrico, è un po' sviluppato a punta. Anche e soprattutto la colorazione di fondo è una colorazione alquanto insolita, perché troviamo questo rosa abbastanza acceso, un rosa che ad oggi si può definire shocking, con decori arabeschi in oro, a pastiglia, a rilievo soprattutto, eppure ci sono addirittura le monocromie. Questa tazza è datata 1826, quindi siamo verso la fine del periodo Niedermayer. Noi ve l'abbiamo sempre proposta a 1350 euro, oggi in super sconto 30%, l'esemplare scende a 945 euro. Questo è il prezzo per questa tazza davvero straordinaria di alto livello. Passiamo alla tazza numero 3. Siamo sempre e comunque nel periodo Niedermayer. Siamo agli inizi del periodo Niedermayer, questa addirittura è datata 1808, e in molti casi vi ho detto che una tazza del genere oggi, molto simile a questa che vedete, è esposta al Museo delle Porcellane a Firenze. Io vi dico una cosa bella, amici cari, siamo di fronte a una tazza alquanto originale, alquanto unica, sia per quanto concerne la decorazione di fondo che a simulare pannelli in legno, sia per quanto concerne soprattutto la miniatura, la doppia miniatura centrale, sia sulla tazza che sul piattino, raffigurante paesaggi in monocromia. Questa è una tazza da vera e propria collezione, perché il collezionista è colui che cerca sempre qualcosa di diverso rispetto a quello che già possiede, cerca sempre il non plus ultra, quell'oggetto che incrementa il proprio valore a livello collezionistico. Siamo nel 1808, periodo di Niedermayer, aveva un prezzo davvero piccolo, ovvero di 950 euro, sconto 30%, scendiamo a 665 euro. Questa è la numero 3. Alla numero 4, l'ultima tazza Vienna datata, periodo Niedermayer, è quella che ricorda lo stile geometrico, la stessa dimensione, la stessa qualità artistica del periodo Sorgenthal. Qui siamo nel 1820. Una tazza molto elegante, ha un fondo azzurro di colorazione e oro profuso a piene mani, soprattutto oro tirato a lucido con i diversi decori, le diverse ghirlande floreali in monocromia. Questa è l'ultima tazza periodo Niedermayer, anch'essa proposta inizialmente
a 950 euro, in super sconto 30% scendiamo a 665 euro. Chiaramente tutto ciò che vedete potete prenotarlo, considerate che ci sono tutto ciò che è esposto in questo espositore, si tratta di pezzo unico, sono tutti esemplari unici, non ci sono multipli, quindi se prenotate la numero 4 e la ritirate, alternative non ce ne sono, se no di diversa colorazione, di diversa epoca, o magari cambiamo completamente manifattura. Dal periodo Sorgenthal al periodo Niedermayer passiamo alle ultime tre tazze, la numero 5, la numero 6 e la numero 7 di questo espositore, dove parliamo, entriamo nel periodo, nel secondo periodo di manifattura di Vienna, ovvero il periodo statale, quel famoso periodo durato la bellezza di 40 anni, dal 1744 fino al 1784, quando la manifattura entrò nelle mani, venne presa dallo Stato perché ebbero problemi economici e quindi lo Stato entrò in campo, entrò in gioco e iniziò a produrre porcellane di questo stile. Qui siamo di fronte a una tazza molto probabilmente realizzata verso la fine del periodo statale. Quindi siamo intorno al 1780 circa come epoca. È una tazza molto bella, fondo bianco, con il doppio medaglione in monocromia, dove troviamo delle monocromie a raffigurare soggetti di gusto neoclassico, soggetti mitologici, sia sulla tazza che anche sul piattino. Infatti per questo vi dico che siamo verso la fine. Guardate il manico intrecciato in qualcosa di davvero sublime. Siamo verso la fine perché decori, soggetti mitologici venivano usati dal periodo Sorgenthal in poi, quindi molto probabilmente abbiamo già incontrato quella corrente artistica del gusto neoclassico e quindi molto probabilmente siamo verso la fine del periodo statale. La tazza in questione costava, la numero 5, 950 euro, anch'essa, grazie allo sconto del 30%, scende a 665 euro. Poi parliamo della numero 6, qui siamo addirittura nel 1770 circa, è una tazza realizzata in monocromia, e guardate, è come fosse una monocromia sanguigna, è un qualcosa di veramente splendido, è una tazza alquanto minimale, minimalista, ma soprattutto è una tazza elegantissima, perché io nella fattispecie adoro questa tipologia di tazza perché è davvero elegante. Scena galante nella parte del piattino in monocromia e scena di questo, vedete, questo pastorello nella parte della tazza. La tazza in questione, databile 1770 circa, quindi periodo statale, costava solamente 500 euro, oggi con lo sconto del 30% scendiamo a 350 euro finale. Chiudiamo il primo ripiano della manifattura di Vienna con l'ultimo esemplare, la famosa tazza definita Blue Onion, perché queste decorazioni, amici cari, venivano usate non solo da Vienna, ma venivano usate anche dalla splendida manifattura di Meissen, che è stata la prima manifattura in Europa di porcellane, e sono quelle porcellane definite Blue Onion perché hanno il decoro a chinoiserie, ovvero quel decoro che ricorda molto l'arte orientale, non solo cinese ma anche giapponese, perché le grandi manifatture europee imitavano molto la porcellana orientale, sia Meissen che soprattutto Vienna in questo periodo statale. 1770 circa, anche lei è il periodo. La tazza, la numero 7, costava solamente 300 euro, con lo sconto del 30% scendiamo a 210 euro. Dal Vienna, a cavallo fra il 700 e il primo quarto dell'800, passiamo alla Francia. Alla Francia, alle opere parigine, alle opere di grande stile, di grande manifattura, partendo proprio da una grandissima manifattura, la manifattura di Nast a Parigi.
E a Parigi in quell'epoca, nel primo quarto, nei primi anni dell'Ottocento, nel periodo impero dell'Ottocento, c'erano diverse manifatture, come la manifattura di Nast in questo caso, come la manifattura di Dillegherard, come la manifattura di Honoré d'Agoty, come la manifattura di Lefebvre, d'Arte Fréré. C'erano tante oltre alla manifattura di Sèvres, che era la manifattura principe, la manifattura che primeggiava su tutte, ma in secondo piano c'erano tutte queste altre, fra virgolette, aziende che creavano delle porcellane di grande qualità, come in questo caso. Qui siamo proprio di fronte a una tazza Nast, marcata Nast a Parigi, siamo nei primi anni dell'Ottocento. Anche qui siamo di fronte a un qualcosa di davvero elegante, perché ci sono dei mascheroni in oro con questi livelli geometrici, fondo azzurro, azzurro opaco, non lucido, perché creavano questo gioco di colorazioni, questo gioco di ombre per dare più eleganza all'esemplare. L'opera costava soltanto 690 euro, grazie allo sconto del 30% scendiamo a 480 euro. Stesso discorso vale per la tazza numero 9. Anche lei è stata realizzata da quella grande manifattura, la manifattura di Nast, molto simile alla precedente, cambia la decorazione. Vedete, troviamo sempre uno stile elegante, troviamo sempre uno stile minimale, dove non troviamo differenti livelli cromatici, ma troviamo oro messo in gran parte della porcellana, ma usato molto bene. Vedete, il livello della decorazione è molto semplice, molto elegante, molto minimale. Anche lei proposta 690 euro inizialmente, sconto 30%, scendiamo a 480 euro. Dalla manifattura di Nast passiamo alla numero 10, a un'altra grandissima manifattura che ha creato delle porcellane di un livello assoluto, come in questo caso. Qui siamo di fronte a una tazza marcata Honoré e d'Agoty. Siamo nei primissimi anni dell'Ottocento. La particolarità di questo esemplare è che il decoro artistico, quello che è stato impresso nella porcellana, è stato fatto a chinoiserie, cosa alquanto insolita per le opere parigine, per la porcellana francese. E non solo, perché questa tazza, oltre ad avere il decoro a chinoiserie, è stata arricchita non solo con oro, ma se guardate attentamente soprattutto il piattino, c'è stato messo anche l'argento. Quindi c'è questo binomio fra l'oro e l'argento che crea un connubio davvero stratosferico. Significa che siamo veramente di fronte a un qualcosa di raro. La tazza, la numero 10, il numero dei campioni, è stata sempre proposta a 950 euro, sconto 30%, scendiamo a 665 euro. Tutto ciò che vedete, tutte le tazze che finora abbiamo presentato e quelle che andremo a vedere fino alla numero 19, sono tutte sane, intatte e perfette. Non hanno problemi a livello di porcellana, alcune ci sono delle piccole mancanze di oro, ma come giusto che sia, ma sono tutte sane, intatte e perfette. Da Honoré e da Agoty passiamo a un'altra manifattura parigina sempre attiva nel periodo primo impero, ovvero la manifattura di Halley, marcata Halley. In questo caso troviamo una tazza con stile geometrico al manico, o meglio, scusate, un manico tondeggiante, lo stile delle classiche tazze parigine di quell'epoca, e tre paesaggi fluviali o lacustri con pescatori in monocromia, sia per quanto concerne la tazza, sia per quanto riguarda anche il piattino. Sul piattino c'è la doppia miniatura sviluppata in verticale o a seconda in orizzontale, come preferite voi poterla esporre. Siamo nei primissimi anni dell'Ottocento, vi ho detto, primo impero, è marcata Halley, costava 500 euro, sconto 30%, 350 euro finale.
Dalla Francia, da Parigi, primo impero, passiamo alle porcellane parigine della prima metà dell'Ottocento. Per prima metà dell'Ottocento intendiamo 1830-1840. In questo caso siamo di fronte all'unica tazza tripode. Siamo di fronte a una tazza che ha una perfezione sia di decorazione sia di porcellana davvero unica, perché hanno realizzato questa ghirlanda in porcellana bianca, vedete tutta quella godronatura in porcellana a rilievo, non è un pezzo applicato, è proprio porcellana a rilievo, e poi hanno usato le diverse colorazioni di fondo nei quattro, vedete, nei quattro lati, come nella parte davanti dove c'è questo cartiglio con una lettera, molto probabilmente è la lettera di una famiglia nobile. La tazza è perfetta, piedi e tripode, piedi a zampa ferina, con ovviamente il suo piattino. Il prezzo è sempre stato di 990 euro, in super sconto 30% scendiamo a 690 euro, quindi qui ci sono addirittura 300 euro di sconto, e sapete anche bene che potete addirittura dilazionare nel tempo se pagate, se prenotate un'opera dai 500 euro in su, c'è la dilazione nel tempo. Poi andiamo a vedere la numero 13, altra tazza databile intorno al 1830-1840, chiaramente qui troviamo un decoro completamente differente, sia per quanto riguarda il fondo, che è un fondo rosso intenso, vedete che la qualità, con motivi di gusto neoclassico in oro, con bianco i verdi, vedete le tonalità di colore, hanno usato queste tre tonalità di colore, e la scena, la miniatura centrale sulla tazza di due putti alati, fondo oro tirato a lucido, così come sul piattino. È una tazza di qualità, è una tazza molto bella, sana, intatta e perfetta, sempre proposta a 750 euro, super sconto 30%, scende a 525 euro. Ecco, ad esempio, questa la potete dilazionare nel tempo, credo, con una ventina di euro al mese. Stesso discorso vale per la tazza numero 14 e anche la numero 15. Molto probabilmente queste tazze venivano da una collezione, dalla stessa collezione, magari il collezionista o la collezionista aveva nella propria vetrina tutta questa tipologia di tazze di manifattura parigina, perché sono diverse, sono tutte databili nella stessa epoca, anche la numero 15, ma hanno decorazioni differenti. In questo caso nella 14 c'è un fondo lilla di colorazione molto bello, molto elegante, e oro profuso a piene mani, soprattutto oro tirato a lucido. Vedete, differentemente dalla manifattura di Sèvres, le manifatture parigine non usavano l'oro a rilievo, ma usavano oro tirato a lucido, oro a pastiglia. Vedete, qui oro a rilievo non ce n'è, però il manico è tutto realizzato in oro, oro lumeggiato a mano, la fascia di bordura all'interno è tutta in oro lumeggiato a mano, e chiaramente anch'essa sempre proposta a 750 euro, oggi in super promozione scende a 525 euro. 525 euro è anche il prezzo della numero 15. Vale lo stesso discorso delle tazze precedenti. Siamo sempre nella prima metà dell'Ottocento, 1830-1840 l'epoca, fondo arancio è la colorazione che primeggia in questo splendido esemplare, il manico è tondeggiante, fascia di bordura all'interno in oro a pastiglia, e guardate questi fregi molto belli e soprattutto insoliti, perché questi decori non li troviamo molto facilmente nelle porcellane francesi. Costava 750 euro, l'opera con lo sconto del 30% scende a 525 euro. Poi passiamo alla numero 16. La numero 16 è una tazza alquanto rara, per tanti semplici motivi. Il primo lo vedete benissimo, siamo di fronte a un qualcosa realizzato molto probabilmente da
un genio estroso che ha voluto imprimere in questa porcellana delle scene, diverse scene faunistiche, diversi soggetti animalistici in oro. Tutto ciò che vedete, che sembra abbozzato, in realtà sono delle scene faunistiche, delle scene dove ci sono dei soggetti, degli animali. Vedete, io posso garantirvi che ci sono figure ornitologiche, c'è del bestiame, tutto realizzato in oro su questo fondo che non è un blu intenso, ma è un blu che ha le diverse sfumature, come se fosse quasi un lapislazzuli. Molto probabilmente l'artista che ha realizzato, vi ho detto, quel genio che ha realizzato questa porcellana avrà pensato di simulare il lapislazzuli come fondo, perché il blu che c'è è cangiante, ha diverse sfumature. Per questo noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di proporvi questa tazza non a 5.000 euro, perché è una tazza veramente unica, ma solamente 500 euro. Oggi provate a immaginare che opportunità state ricevendo, perché ve la possiamo proporre, ve la proponiamo a 350 euro, già scontata del 30%. L'ultima tazza parigina, qui siamo nella seconda metà del XIX secolo, siamo verso la fine del XIX secolo, 1880-1890 è l'epoca, è una tazza che ha sia sul piattino c'è una scena paesaggistica, sia nella parte della tazza c'è la scena di caccia. Ecco, ci sono tanti collezionisti che adorano le scene di caccia. Per quanto riguarda l'oro, l'oro è perfetto, oro tirato a lucido in ogni dove senza neanche una sbavatura. La tazza è perfetta, vi ho detto, siamo verso la fine del XIX secolo, 1880-1890. Noi la proponevamo sempre a 425 euro, sconto 30%, 290 euro finale. Non perdete queste grandi occasioni. Poi c'è la penultima tazza, dalla Francia, da Parigi, passiamo alla grande manifattura tedesca. Questa è una manifattura molto importante, anche se viene in secondo piano rispetto alle manifatture di Berlino, KPM ad esempio, o la manifattura di Meissen, o la manifattura di Dresda. Questa è una manifattura che ha realizzato soprattutto porcellane nel Settecento. Parliamo di un'opera Fürstenberg, marcata, paesaggio nella parte centrale della tazza, paesaggio sempre a smalti policromi sulla tazza. Guardate che meraviglia. Qui siamo nei primi anni dell'Ottocento. Onestamente, signori cari, se devo dirvi la verità, c'è una piccola sbeccatura qui, ma è nella parte, in questa parte qui, c'è una veramente piccola, molto influente sbeccatura, se devo essere pignolo, però la tazza è nella maggior parte della porcellana è sana, intatta e perfetta, è perfettamente marcata. Non è un problema, sì. Costava 490 euro, costava 700 euro, super sconto 30%, 490 euro finale. Se vuoi sì, non è un problema. Sì, chiudiamo con l'ultimo esemplare, bello come il sole, ovvero l'unica tazza di manifattura italiana. È una tazza della Repubblica Veneziana, è una tazza realizzata da una grande manifattura, da una grande azienda, ovvero Anthony Bon Parolin. Anthony Bon marcava le proprie opere soprattutto con un asterisco in rosso. Questa tazza ha l'asterisco in rosso, la stella a sei punte, e adesso ve la faccio anche vedere, in rosso, sul piattino, ed è una tazza databile verso la fine del XVIII secolo, quindi siamo intorno al 1790-1795 come epoca. Differentemente da tutto ciò che vedete
che ha una porcellana differente, una porcellana bianca, questa porcellana è grigiastra per merito del caolino del tretto, dove la pasta della porcellana non solo era grigiastra, quindi non bianco latte, ma era come se fosse porosa, aveva dei piccoli difetti, ma difetti in realtà non sono, è proprio segno di autenticità, come se stessimo parlando della porcellana pasta tenera. Una tazza del genere, amici cari, deve per forza di cose entrare nella collezione di uno di voi, perché è una tazza veramente da museo, una tazza che oggi ha la bellezza di 230 anni circa, costava solamente 600 euro, grazie allo sconto del 30% scendiamo a 420 euro. Partiamo proprio da questa serie di meraviglie. Abbiamo allestito questo set dove, vi ho detto, ci sono la bellezza di 19 esemplari, e partiamo proprio dalla manifattura principale, ovvero la manifattura più importante, quella che ha dato lustro e collezionismo a tutti i grandi appassionati di questa meravigliosa merceologia dell'antiquariato, ovvero proprio la manifattura di Vienna. E partiamo proprio dalla tazza numero 1, dove andiamo a vedere e andiamo a parlarvi di questa straordinaria tazza in porcellana, addirittura datata 1787. Siamo ai primi anni del periodo Sorgenthal, quando nel 1784 entrò nella manifattura questo grande personaggio che ha sconvolto completamente lo stile, gli stili decorativi, l'idea artistica della porcellana, differentemente nella manifattura precedente, ovvero del periodo statale. Questa è proprio una tazza che rientra nei canoni di quelle tazze da museo. Oggi soprattutto, amici cari, mi sono dimenticato di dirvi che c'è lo sconto del 30%. Tutto quello che vedete vi viene scontato del 30%. Ad esempio, questa tazza, che aveva già un costo abbastanza ridotto rispetto alla sua potenzialità economica, veniva a 2.500 euro, con lo sconto del 30% scende a 1.750 euro. Questo è il primo esemplare che potete chiaramente chiamare il centralino e prenotare senza impegno. Dal periodo Sorgenthal passiamo alla tazza numero 2, a un altro periodo subito dopo, post Sorgenthal, di un altro grande direttore artistico di questa splendida manifattura, ovvero il periodo Niedermayer, del grande Matthias Niedermayer. In questo caso troviamo una tazza straordinaria, differente come livello geometrico dalla precedente, perché se notate il manico della tazza è differente rispetto alla numero 1, che ha un manico geometrico, è un po' sviluppato a punta. Anche e soprattutto la colorazione di fondo è una colorazione alquanto insolita, perché troviamo questo rosa abbastanza acceso, un rosa che ad oggi si può definire shocking, con decori arabeschi in oro, a pastiglia, a rilievo soprattutto, eppure ci sono addirittura le monocromie. Questa tazza è datata 1826, quindi siamo verso la fine del periodo Niedermayer. Noi ve l'abbiamo sempre proposta a 1350 euro, oggi in super sconto 30%, l'esemplare scende a 945 euro. Questo è il prezzo per questa tazza davvero straordinaria di alto livello. Passiamo alla tazza numero 3. Siamo sempre e comunque nel periodo Niedermayer. Siamo all'inizio del periodo Niedermayer, questa addirittura è datata 1808, e in molti casi vi ho detto che una tazza del genere oggi, molto simile a questa che vedete, è esposta al Museo delle Porcellane a Firenze. Io vi dico una cosa bella, amici cari, siamo di fronte a una tazza alquanto originale, alquanto unica, sia per quanto concerne la decorazione di fondo che a simulare pannelli in legno, sia per quanto concerne soprattutto la miniatura, la doppia miniatura centrale, sia sulla tazza che sul piattino, raffigurante paesaggi in monocromia.
Questa è una tazza da vera e propria collezione, perché il collezionista è colui che cerca sempre qualcosa di diverso rispetto a quello che già possiede, cerca sempre il non plus ultra, quell'oggetto che incrementa il proprio valore a livello collezionistico. Siamo nel 1808, periodo di Niedermayer, aveva un prezzo davvero piccolo, ovvero di 950 euro, sconto 30%, scendiamo a 665 euro. Questa è la numero 3. Alla numero 4, l'ultima tazza Vienna datata periodo Niedermayer, è quella che ricorda lo stile geometrico, la stessa dimensione, la stessa qualità artistica del periodo Sorgenthal. Qui siamo nel 1820. Una tazza molto elegante, ha un fondo azzurro di colorazione e oro profuso a piene mani, soprattutto oro tirato a lucido con i diversi decori, le diverse ghirlande floreali in monocromia. Questa è l'ultima tazza periodo Niedermayer, anch'essa proposta inizialmente a 950 euro, in super sconto 30% scendiamo a 665 euro. Chiaramente tutto ciò che vedete potete prenotarlo, considerate che ci sono tutto ciò che è esposto in questo espositore, si tratta di pezzo unico, sono tutti esemplari unici, non ci sono multipli, quindi se prenotate la numero 4 e la ritirate, alternative non ce ne sono, se no di diversa colorazione, di diversa epoca o magari cambiamo completamente manifattura. Dal periodo Sorgenthal al periodo Niedermayer passiamo alle ultime tre tazze, la numero 5, la numero 6 e la numero 7 di questo espositore, dove entriamo nel secondo periodo di manifattura di Vienna, ovvero il periodo statale, quel famoso periodo durato la bellezza di 40 anni, dal 1744 fino al 1784, quando la manifattura entrò nelle mani, venne presa dallo Stato perché ebbero problemi economici, e quindi lo Stato entrò in campo, entrò in gioco e iniziò a produrre porcellane di questo stile. Qui siamo di fronte a una tazza molto probabilmente realizzata verso la fine del periodo statale. Quindi siamo intorno al 1780 circa come epoca. È una tazza molto bella, fondo bianco, con il doppio medaglione in monocromia, dove troviamo delle monocromie a raffigurare soggetti di gusto neoclassico, soggetti mitologici, sia sulla tazza che anche sul piattino. Infatti per questo vi dico che siamo verso la fine. Guardate il manico intrecciato, è un qualcosa di davvero sublime. Siamo verso la fine perché decori, soggetti mitologici venivano usati dal periodo Sorgenthal in poi, quindi molto probabilmente abbiamo già incontrato quella corrente artistica del gusto neoclassico e quindi molto probabilmente siamo verso la fine del periodo statale. La tazza in questione costava, la numero 5, 950 euro, anch'essa, grazie allo sconto del 30%, scende a 665 euro. Poi parliamo della numero 6, qui siamo addirittura nel 1770 circa, è una tazza realizzata in monocromia, e guardate, è come fosse una monocromia sanguigna, è un qualcosa di veramente splendido, è una tazza alquanto minimale, minimalista, ma soprattutto è una tazza elegantissima, perché io nella fattispecie adoro questa tipologia di tazza perché è davvero elegante. Scena galante nella parte del piattino in monocromia e scena di questo, vedete, questo pastorello nella parte della tazza. La tazza in questione, databile 1770 circa, quindi periodo statale, costava solamente 500 euro, oggi con lo sconto del 30% scendiamo a 350 euro finale. Chiudiamo il primo ripiano della manifattura di Vienna con l'ultimo esemplare, la famosa tazza definita Blue Onion, perché queste decorazioni, amici cari, venivano usate non solo da Vienna, ma venivano usate anche dalla splendida manifattura di Meissen, che è stata la prima manifattura
in Europa di porcellane, e sono quelle porcellane definite Blue Onion perché hanno il decoro a chinoiserie, ovvero quel decoro che ricorda molto l'arte orientale, non solo cinese ma anche giapponese, perché le grandi manifatture europee imitavano molto la porcellana orientale, sia Meissen che soprattutto Vienna in questo periodo statale. 1770 circa, anche lei, è il periodo. La tazza, la numero 7, costava solamente 300 euro, con lo sconto del 30% scendiamo a 210 euro. Dal Vienna, a cavallo fra il 700 e il primo quarto dell'800, passiamo alla Francia. Alla Francia, alle opere parigine, alle opere di grande stile, di grande manifattura, partendo proprio da una grandissima manifattura, la manifattura di Nast a Parigi. A Parigi in quell'epoca, nel primo quarto, nei primi anni dell'Ottocento, nel periodo impero dell'Ottocento, c'erano diverse manifatture, come la manifattura di Nast in questo caso, come la manifattura di Dillegherard, come la manifattura di Honoré d'Agoty, come la manifattura di Lefebvre, d'Arte Fréré. C'erano tante oltre alla manifattura di Sèvres, che era la manifattura principe, la manifattura che primeggiava su tutte, ma in secondo piano c'erano tutte queste altre, fra virgolette, aziende che creavano delle porcellane di grande qualità, come in questo caso. Qui siamo proprio di fronte a una tazza Nast, marcata Nast a Parigi, siamo nei primi anni dell'Ottocento. Anche qui siamo di fronte a un qualcosa di davvero elegante, perché ci sono dei mascheroni in oro con questi livelli geometrici, fondo azzurro, azzurro opaco, non lucido, perché creavano questo gioco di colorazioni, questo gioco di ombre, per dare più eleganza all'esemplare. L'opera costava soltanto 690 euro, grazie allo sconto del 30% scendiamo a 480 euro. Stesso discorso vale per la tazza numero 9, anche lei è stata realizzata da quella grande manifattura, la manifattura di Nast, molto simile alla precedente, cambia la decorazione. Vedete, troviamo sempre uno stile elegante, troviamo sempre uno stile minimale, dove non troviamo differenti livelli cromatici, ma troviamo oro messo in gran parte della porcellana, ma usato molto bene. Vedete, il livello della decorazione è molto semplice, molto elegante, molto minimale. Anche lei proposta 690 euro inizialmente, sconto 30%, scendiamo a 480 euro. Dalla manifattura di Nast passiamo alla numero 10, a un'altra grandissima manifattura che ha creato delle porcellane di un livello assoluto, come in questo caso. Qui siamo di fronte a una tazza marcata Honoré e d'Agoty. Siamo nei primissimi anni dell'Ottocento. La particolarità di questo esemplare è che il decoro artistico, quello che è stato impresso nella porcellana, è stato fatto a chinoiserie, cosa alquanto insolita per le opere parigine, per la porcellana francese. E non solo, perché questa tazza, oltre ad avere il decoro a chinoiserie, è stata arricchita non solo con oro, ma se guardate attentamente soprattutto il piattino, c'è stato messo anche l'argento. Quindi c'è questo binomio fra l'oro e l'argento che crea un connubio davvero stratosferico. Significa che siamo veramente di fronte a un qualcosa di raro. La tazza, la numero 10, il numero dei campioni, è stata sempre proposta a 950 euro, sconto 30%, scendiamo a 665 euro. Tutto ciò che vedete, tutte le tazze che finora abbiamo presentato e quelle che andremo a vedere fino alla numero 19, sono tutte sane, intatte e perfette. Non hanno problemi a livello di porcellana, alcune ci sono delle piccole mancanze di oro, ma come giusto che sia, ma sono tutte sane, intatte e perfette.
Da Honoré e da Gauty passiamo a un'altra manifattura parigina sempre attiva nel periodo Primo Impero, ovvero la manifattura di Halley, marcata Halley. In questo caso troviamo una tazza con stile geometrico al manico, o meglio, scusate, un manico tondeggiante, lo stile di, delle classiche tazze parigine di quell'epoca, e tre paesaggi fluviali o lacustri con pescatori in monocromia, sia per quanto concerne la tazza, sia per quanto riguarda anche il piattino. Sul piattino c'è la doppia miniatura sviluppata in verticale o a seconda in orizzontale, come preferite voi poterla esporre. Siamo nei primissimi anni dell'Ottocento, vi ho detto, Primo Impero, è marcata Halley, costava 500 euro, sconto 30%, 350 euro finale. Dalla Francia, da Parigi, Primo Impero, passiamo alle porcellane parigine della prima metà dell'Ottocento. Per prima metà dell'Ottocento intendiamo 1830-1840. In questo caso siamo di fronte all'unica tazza tripode. Siamo di fronte a una tazza che ha una perfezione sia di decorazione sia di porcellana davvero unica, perché hanno realizzato questa ghirlanda in porcellana bianca, vedete tutta quella godronatura in porcellana a rilievo, non è un pezzo applicato, è proprio porcellana a rilievo, e poi hanno usato le diverse colorazioni di fondo nei quattro, vedete, nei quattro lati, come nella parte davanti dove c'è questo cartiglio con una lettera, molto probabilmente è la lettera di una famiglia nobile. La tazza è perfetta, piedi e tripode, piedi a zampa ferina, con ovviamente il suo piattino. Il prezzo è sempre stato di 990 euro, in super sconto 30% scendiamo a 690 euro, quindi qui ci sono addirittura 300 euro di sconto, e sapete anche bene che potete addirittura dilazionare nel tempo se pagate, se prenotate un'opera dai 500 euro in su, c'è la dilazione nel tempo. Poi andiamo a vedere la numero 13, altra tazza databile intorno al 1830-1840, chiaramente qui troviamo un decoro completamente differente, sia per quanto riguarda il fondo, che è un fondo rosso intenso, vedete che la qualità, con motivi di gusto neoclassico in oro, con bianco i verdi, vedete le tonalità di colore, hanno usato queste tre tonalità di colore. E la scena, la miniatura centrale sulla tazza di due putti alati, fondo oro, oro tirato a lucido, così come sul piattino. È una tazza di qualità, è una tazza molto bella, sana, intatta e perfetta, sempre proposta a 750 euro, super sconto 30%, scende a 525 euro. Ecco, ad esempio, questa la potete dilazionare nel tempo, credo, con una ventina di euro al mese. Stesso discorso vale per la tazza numero 14 e anche la numero 15. Molto probabilmente queste tazze venivano da una collezione, dalla stessa collezione, magari il collezionista o la collezionista aveva nella propria vetrina tutta questa tipologia di tazze di manifattura parigina, perché sono diverse, sono tutte databili nella stessa epoca, anche la numero 15, ma hanno decorazioni differenti. In questo caso nella 14 c'è un fondo lilla di colorazione molto bello, molto elegante, e oro profuso a piene mani, soprattutto oro tirato a lucido. Vedete, differentemente dalla manifattura di Sèvres, le manifatture parigine non usavano l'oro a rilievo, ma usavano oro tirato a lucido, oro a pastiglia. Vedete, qui oro a rilievo non ce n'è, però il manico è tutto realizzato in oro, oro lumeggiato a mano, la fascia di bordura all'interno è tutta in oro lumeggiato a mano, e chiaramente anch'essa sempre proposta a 750 euro, oggi in super promozione scende a 525 euro. 525 euro è anche il prezzo della numero 15.
Vale lo stesso discorso delle tazze precedenti. Siamo sempre nella prima metà dell'Ottocento, 1830-1840 l'epoca, fondo arancio è la colorazione che primeggia in questo splendido esemplare, il manico è tondeggiante, fascia di bordura all'interno in oro a pastiglie e guardate questi fregi molto belli e soprattutto insoliti, perché questi decori non li troviamo molto facilmente nelle porcellane francesi. Costava 750 euro, l'opera con lo sconto del 30% scende a 525 euro. Poi passiamo alla numero 16. La numero 16 è una tazza alquanto rara, per tanti semplici motivi. Il primo lo vedete benissimo. Siamo di fronte a un qualcosa realizzato molto probabilmente da un genio estroso che ha voluto imprimere in questa porcellana delle scene, diverse scene faunistiche, diversi soggetti animalistici in oro. Tutto ciò che vedete, che sembra abbozzato, in realtà sono delle scene faunistiche, delle scene dove ci sono dei soggetti, degli animali. Vedete, io posso garantirvi che ci sono figure ornitologiche, c'è del bestiame, tutto realizzato in oro su questo fondo che non è un blu intenso, ma è un blu che ha le diverse sfumature, come se fosse quasi un lapislazzuli. È molto probabilmente l'artista che ha realizzato, vi ho detto, quel genio che ha realizzato questa porcellana avrà pensato di simulare il lapislazzuli come fondo, perché il blu che c'è è cangiante, ha diverse sfumature. Per questo noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di proporvi questa tazza non a 5.000 euro, perché è una tazza veramente unica, ma solamente 500 euro. Oggi provate a immaginare che opportunità state ricevendo, perché ve la possiamo proporre, ve la proponiamo a 350 euro, già scontata del 30%. L'ultima tazza parigina, qui siamo nella seconda metà del XIX secolo, siamo verso la fine del XIX secolo, 1880-1890 è l'epoca, è una tazza che ha sia sul piattino c'è una scena paesaggistica, sia nella parte della tazza c'è la scena di caccia. Ecco, ci sono tanti collezionisti che adorano le scene di caccia. Per quanto riguarda l'oro, l'oro è perfetto, oro tirato a lucido in ogni dove senza neanche una sbavatura, la tazza è perfetta, vi ho detto siamo verso la fine del XIX secolo, 1880-1890, noi la proponevamo sempre a 425 euro, sconto 30%, 290 euro finale, non perdete queste grandi occasioni. Poi c'è la penultima tazza, dalla Francia, da Parigi, passiamo alla grande manifattura tedesca. Questa è una manifattura molto importante, anche se viene in secondo piano rispetto alle manifatture di Berlino, KPM ad esempio, o la manifattura di Meissen, o la manifattura di Dresda. Questa è una manifattura che ha realizzato soprattutto porcellane nel Settecento. Parliamo di un'opera Fürstenberg, marcata. Paesaggio nella parte centrale della tazza, paesaggio sempre a smalti policromi sulla tazza. Guardate che meraviglia. Qui siamo nei primi anni dell'Ottocento. Onestamente, signori cari, se devo dirvi la verità, c'è una piccola sbeccatura qui, ma è nella parte, in questa parte qui c'è una veramente piccola, molto influente sbeccatura, se devo essere pignolo, però la tazza è nella maggior parte della porcellana è sana, intatta e perfetta, è perfettamente marcata e non è un problema. Costava 490 euro,
oggi, no scusate, scusate, costava 700 euro, super sconto 30%, 490 euro finale. Se vuoi sì, non è un problema. Sì, chiudiamo con l'ultimo esemplare, bello come il sole, ovvero l'unica tazza di manifattura italiana. È una tazza della Repubblica Veneziana, è una tazza realizzata da una grande manifattura, da una grande azienda, ovvero Anthony Bon Parolin. Anthony Bon marcava le proprie opere soprattutto con un asterisco in rosso. Questa tazza ha l'asterisco in rosso, la stella a sei punte, e adesso ve la faccio anche vedere, in rosso, sul piattino, ed è una tazza databile verso la fine del XVIII secolo, quindi siamo intorno al 1790-1795 come epoca. Differentemente da tutto ciò che vedete, che ha una porcellana differente, una porcellana bianca, questa porcellana è grigiastra per merito del caolino del Tretto, dove la pasta della porcellana non solo era grigiastra, quindi non bianco latte, ma era come se fosse porosa, aveva dei piccoli difetti, ma difetti in realtà non sono, è proprio segno di autenticità, come se stessimo parlando della porcellana pasta tenera. Una tazza del genere, amici cari, deve per forza di cose entrare nella collezione di uno di voi, perché è una tazza veramente da museo, una tazza che oggi ha la bellezza di 230 anni circa, costava solamente 600 euro, grazie allo sconto del 30% scendiamo a 420 euro. Sì, sì. Questo è tutto ciò che abbiamo visto. Adesso vi ridò le varie epoche in maniera molto veloce e le varie scontistiche, così mi raccomando, prenotate tutto quello che vi interessa, chiaramente lo potete richiedere al centralino, non è un problema, mi raccomando con i numeri. Allora, numero 1, tazza Sorgenthal datata 1787, costava 2500 euro, in super sconto 30%, scendiamo a 1750 euro. Tazza numero 2, Vienna, periodo Niedermayer, datata 1826, da 1350 euro, 945 euro finale. La numero 3, anch'essa, periodo Niedermayer, 1808, una tazza che costava 950 euro, sconto 30%, scende a 665 euro. La numero 4, 1820, ultima tazza periodo Niedermayer, costava 950 euro, scendiamo a 665 euro. Numero 5, tazza periodo statale, verso la fine del 1780, costava 950 euro, anch'essa scende a 665 euro. La numero 6, altra tazza periodo statale, 1770 circa all'epoca, in monocromia, il suo prezzo era di 500 euro, sconto 30%, 350 euro. L'ultima tazza Vienna, la numero 7, Blue Onion, 1770 circa, periodo statale, costava solamente 300 euro, super sconto 30%, 210 euro finali. Dal Vienna passiamo a Parigi, parliamo di due tazze Nast, la numero 8 e la numero 9, primissimi anni dell'Ottocento, da 690 euro, il prezzo già ridotto rispetto alle loro quotazioni, scendiamo a 480 euro finali. La numero 10, il numero dei campioni, ovviamente la tazza Honoré e Dagoty, decori a chinoiserie in oro e in argento, costava solamente 950 euro, sconto 30%, 665 euro finali. Numero 11, tazza Parigi, Halley, manifattura di Halley, primo impero, primissimi anni dell'Ottocento, da 500 euro, 350 euro finale. La numero 12, una tazza della prima metà dell'Ottocento, 1830-1840, è l'unica tazza tripode che abbiamo a disposizione, da 990 euro, 690 euro finali.
La numero 13, altra tazza parigina, Parigi prima metà dell'Ottocento, costava 750 euro, super sconto 30%, 525 euro finali. Stessa cosa, stesso discorso vale per la numero 14, altra tazza parigina sana intatta e perfetta della prima metà dell'Ottocento, da 750 euro scende a 525 euro. Numero 15, fondo arancio straordinaria, Parigi prima metà dell'Ottocento, da 750 euro, 525 euro finali. La numero 16, con le scene faunistiche, i soggetti animalistici, tutto in oro su fondo blu con le diverse sfumature, da 500 euro scende a 350 euro finali. Numero 17, Parigi, ultimo quarto del XIX secolo, scene di caccia in paesaggi, decori in oro perfetti, da 425 euro scendiamo a 290 euro. Da Parigi passiamo in Germania, la numero 18, la manifattura di Fürstenberg con i paesaggi a smalti policromi, da 700 euro, 490 euro finale. E l'ultima tazza, quella che appartiene al nostro territorio, alla nostra storia, manifattura di Antony Bon, 1790 circa l'epoca, da 600 euro scende a 420 euro. Perfetto, questo è tutto ciò che racconta la storia di tutto quello che noi abbiamo per quanto concerne proprio l'icona della porcellana, ovvero la tazza. Dalla manifattura di Vienna passiamo alle manifatture parigine, passiamo anche alla Germania e soprattutto all'Italia. Voi potete tranquillamente chiamare il centralino, vi risponderà o Clara o Gabriella, e potete chiedere qualsiasi cosa, qualsiasi informazione. Considerate che su tutto quello che vedete c'è stato fatto lo sconto del 30%, in molti casi si può addirittura dilazionare nel tempo. L'importante è che vi ricordate i numeri, così almeno magari poi sappiamo su cosa chiaramente abbiamo interesse. Detto ciò, il mio tempo è scaduto, noi ci vediamo presto con una nuova trasmissione, un nuovo magari speciale dedicato a un'altra merceologia. Io vi auguro una buona serata, ci vediamo presto. Amici di Orario Arte, oggi affronteremo un discorso dedicato a un grande maestro dell'arte moderna e contemporanea che è stato proprio il grande maestro Giovan Francesco Gonzaga. Oggi andremo a visionare in realtà 22 serigrafie polimateriche su tela nella misura o in orizzontale 50x70 o in verticale, le vedremo nell'altra parete, 70x50. Sono 22 soggetti diversi e siamo praticamente alla spicciolata finale, perché ormai queste promozioni, devo dire veramente hanno coinvolto un po' tutta l'Italia che segue il canale di Aurora Arte, e vi siete regalati in questi ultimi anni, perché insomma è diverso tempo già che le proponiamo, perché erano veramente tante, delle belle opere di Giovan Francesco Gonzaga. Sono ovviamente dei multipli su tela, però sono tutti firmati di pugno dal maestro Gonzaga,
E noi siamo praticamente alla fine delle scorte, ne sono rimasti pochissimi, ma veramente pochissimi di ogni soggetto. Ora le andremo ad elencare, a vedere soggetto per soggetto, e vogliamo fare proprio il regalo finale, il vostro regalo finale, il nostro regalo finale per voi. Vogliamo fare questa promozione che comprende praticamente tre opere di Gonzaga, tre opere, tre serigrafie di Giovan Francesco Gonzaga a 390 euro. Chiaramente, se qualcuno di voi vuol fare il pagamento rateale, deve aggiungere la quarta, perché voi sapete che rateale parte da 500 euro. È ovvio che i multipli vengono 130 euro l'uno. Se invece qualcuno di voi dovesse prenderne una soltanto, dovete pagarla con quanto costava prima, 163 euro, perché comunque ci sono le spese di consegna, di spedizione, anche perché poi la promozione è sul numero, ovviamente, no? E quindi io mi auguro veramente che oggi seguiate con attenzione questa trasmissione dedicata a questo grande artista, di cui comunque adesso andremo a parlare, perché è stato un grande maestro, scomparso mi pare nel 2008-2009, adesso poi devo guardare bene la scheda perché non ricordo. E comincio a far vedere un attimino, e poi le vediamo tutte con i titoli e quant'altro. Allora, Giovan Francesco Gonzaga nasceva a Milano il 12 giugno del 1921, è morto a Milano il 2 ottobre del 2007. Queste sono tutte serigrafie polimateriche su tela dell'anno 2004-2005. Sono tirature oggi ormai introvabili. Noi siamo proprio alle ultime disponibilità. Pensate che costano 130 euro l'uno, è chiaro che è implicito che bisogna prenderne almeno tre. Lui, da adolescente, Giovan Francesco Gonzaga, frequentò il Castello Forzesco di Milano e non ha mai in realtà frequentato l'Accademia. Aveva uno stile suo personale e i suoi soggetti più frequenti erano cavalli, cavalieri, nature morte, soldati, perché lui era praticamente amante dei cavalli, perché raccontava che durante la campagna di Russia della seconda guerra gli salvò la vita un cavallo col calore del suo corpo, perché era rimasto praticamente quasi esanima a terra. Le sue opere si trovano anche in diversi musei: al Museo d'Arte di Avellino, al Museo del Reggimento Savoia Cavalleria di Grosseto, al Museo Storico dell'Arma di Cavalleria di Pinerolo in provincia di Torino e al Museo Storico della Guardia di Finanza di Roma. Quindi grande, grande, grande maestro. Quindi tre grafiche, tre serigrafie polimateriche su tela, 50x70 o 70x50 nella parte centrale, in realtà. Poi c'è la 16, che è la corrida, che è 60-60, ma è l'unica cosa diversa. Le cornici vi arrivano a casa, quelle che vedete, giuro, a 130 euro non paghereste neanche, non una, mezza cornice. Oggi una cornice, con il costo del legno, la materia prima purtroppo legno è aumentata da morire in questi ultimi tempi, non è un segreto per nessuno, una cornice come questa non costa oggi meno di 350 euro. Pensate che voi a 3,90 prendete cornice e tre opere. Insomma, è veramente l'offerta dell'anno.